Benvenuti, benvenuti in un nuovo video anche oggi. Cosa andiamo a vedere? Beh, potrebbe sembrare dal top un amplificatore, ma in realtà questo non è un amplificatore, bensì è uno strumento molto famoso della Roland, e cioè è un sampler, il Roland S550. Beh, questo è un campionatore, diciamo, storico della Roland. Tutt'oggi ha un suo valore, non so se il valore ovviamente è dovuto, diciamo, alla storicità di questo sampler o se tutt'oggi viene ancora utilizzato. Ovviamente rispetto ai sistemi moderni è un po' arretrato, perché come vediamo ci sono i dischetti, è un sistema operativo molto vecchio che poi dopo andremo a vedere, vi spiegherò. Però in realtà, a quanto pare, almeno andando a guardare su internet i prezzi dell'usato di questo apparecchio, viene venduto a circa 400 euro. E la particolarità di questo digital sampler è che ha un software, un sistema operativo interno. Infatti sul posteriore abbiamo le uscite, oltre ovviamente alle uscite, diciamo audio, vediamo che ha ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canali separati dove possiamo comunque indirizzare i nostri suoni verso magari un mixer esterno e appunto poterli anche lavorare esternamente. Oppure abbiamo un'uscita mix out, che è appunto l'uscita generale mixata. Qui abbiamo le entrate e uscite MIDI per collegare una tastiera appunto e suonare i nostri sample. E poi, come vediamo, abbiamo le uscite video. Queste uscite video servono proprio per far funzionare questa macchina, in quanto il display è soltanto, diciamo, fornisce solo alcune informazioni tecniche, ma poi tutti i sample e tutti, diciamo, le varie funzioni della macchina vengono visualizzate su uno schermo classico CRT per poter appunto lavorare il sample, tagliarlo, modificarlo, l'entrata, l'uscita, il fade in, il fade out, il tipo di loop da riprodurre. Viene comunque visualizzato sullo schermo in maniera grafica, e quindi all'interno questo tipo di macchinario ha proprio un suo software che gira all'interno. Questo fa sì che le modifiche sui sample siano molto più complesse, molto più veloci, molto più precise, e quindi si ha la possibilità di lavorarli molto meglio grazie allo schermo e al software, come se stessimo lavorando su un computer, anziché stare su un piccolo schermo come molti campionatori fanno, dove appunto lo schermo limita la possibilità di lavoro del sample stesso, o al massimo lo rende molto più macchinoso, meno pratico, meno veloce. Detto questo, sono andato su YouTube e vi vorrei far vedere appunto come funziona un po' l'interfaccia grafica di questo campionatore. E vediamo che appunto sullo schermo abbiamo la libreria dei suoni selezionabili. Qua per esempio, fra poco vi farò vedere come modificare un campione. Insomma, il sostegno, la fine, il key rate, insomma, tutte quante le varie parametri modificabili del sample in cui vogliamo modificare. Ok, graficamente ovviamente è un po' anni 80, anche anni 90, però come possiamo vedere è abbastanza completo. È possibile anche collegarci un mouse di quelli vecchi con la porta COM, dove è possibile poi spostarsi nella schermata. Allora, questo è quanto. Questo, diciamo, è il funzionamento della macchina. Vediamo che abbiamo anche una parte grafica dove ci viene appunto fatta vedere l'onda audio del nostro campione. Ecco, qui sta modificando lo starting point del campione.
Vediamo se ci sono altre cose da far vedere. Beh, qui sta dando un nome al campione creato. E niente, quindi andiamo avanti e vediamo, ritorniamo sul nostro, sulla nostra riparazione. Allora, quello che volevo dirvi è che dando corrente si accende regolarmente, mi esce la classica scritta insert disk, qualsiasi disco, insomma, con i campioni che vogliamo inserire. Ok, inizia la lettura e quindi sembra comunque andare tutto tranquillamente. Il problema è però questo. Se andiamo a collegare lo schermo, in questo caso questo, sul retro, e quindi proviamo a visualizzare la parte software del Roland, vediamo che lo schermo rimane completamente scuro. Quindi, in poche parole, il software sembrerebbe che non stia girando, anche se in parte qui vediamo che il software gira perché mi chiede addirittura l'altro disco per caricare gli altri campioni. Andiamo a vedere quale potrebbe essere il problema, quindi. Allora, una volta aperto, ci ritroviamo davanti a questo spettacolo. Ovviamente un ammasso di microcontrollori, memorie, porte, NAND, eccetera, eccetera. Qui abbiamo il cuore, dovrebbe essere questo, che controlla tutto quanto. E niente, direi che ora vi ho fatto vedere la macchina, ma io la riparazione la vorrei fare in un secondo video e porvi un quesito. Allora, il video della riparazione uscirà tra, facciamo, un paio di giorni, ma secondo voi dove dovrei concentrare le mie, diciamo, forze per individuare il problema? Vi do tre possibilità. Io un'idea già ce l'ho guardando il circuito, così giusto soltanto come ti sono disposti i componenti. Allora, facciamo questa parte, la prima, questa parte, la seconda, o questa, la terza. Dove dovrei andare a controllare? Cosa dovrei andare a controllare su questa scheda? Questa parte, la prima, la seconda o la terza? Cioè, diciamo, il componente o i componenti a controllare, secondo voi, si trovano più sulla prima parte, sulla seconda parte o sulla terza parte? Lasciatelo scritto nei commenti, vediamo chi indovina. Questa prima parte di presentazione ve l'ho fatta, Roland S550, macchina bellissima. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.